Bene, buongiorno a tutti, grazie di essere qui questa mattina. Permettetemi innanzitutto di ringraziare per la sua presenza che ci onora quest'oggi il dottor Pasquariello, prefetto della provincia di Varese, il signor Mario Grassi, presidente del Comitato Insulia di Croce Rossa Italiana, il signor Pierangelo Volonté, come la sua collaboratrice di Croce Rossa Saronno, poi capirete perché tutti questi presenti, il comandante della compagnia di Saronno dell'Alta dei Carabinieri, il maggiore Suriano, e il comandante della nostra polizia locale, Claudio Borsari, il prevosto della nostra città, monsignor Claudio Galimberti, e alcuni assessori della mia giunta, all'area destra vedete l'assessore Pagani, altri sono in sala e diversi rappresentanti della nostra maggioranza. Perché abbiamo convocato questa conferenza stampa? L'abbiamo convocata con un accordo con il signor prefetto per dare corretta informazione della risposta che la nostra amministrazione ha dato ad una richiesta che il signor prefetto ha rivolto anche all'amministrazione di Saronno. La richiesta è stata quella di contribuire alla ospitalità anche sul nostro territorio dei migranti, aprendo un centro di primissima accoglienza che poi sarà gestito da Croce Rossa, infatti abbiamo il rappresentante della Croce Rossa, e la risposta dell'amministrazione a questa domanda del signor prefetto è stata positiva. Quindi oggi non siamo qui per discutere delle politiche migratorie del governo, quello si potrà fare in un'altra sede, ma per dare informazione appunto di questa risposta di carattere umanitario che la nostra amministrazione ha ricevuto e ritenuto di dare in un momento di difficoltà dell'intero paese per il numero di sbarchi che si susseguono a ritmo costante e per rendere più dignitosa la vita di queste persone che arrivano nel nostro paese chiedendo di essere accolte, chiedendo di poter vivere, nel senso che nel loro paese d'origine non è più possibile vivere per tante motivazioni, piuttosto che di migliorare la loro condizione di vita, quella della loro famiglia, dei loro figli e di quant'altro. E quindi ci è sembrato corretto rispondere positivamente a questa richiesta perché l'accoglienza è, da un certo punto di vista, una tradizione di Saronno. Saronno è sempre stata una città accogliente e non c'era motivo per il quale questa amministrazione contraddicesse questa accoglienza della città dei saronesi. Secondo, perché l'accoglienza è uno dei tratti distintivi della nostra amministrazione. Sapete che negli slogan del nostro programma elettorale c'è stata una città accogliente, anche questo vuol dire essere città accogliente. Vorrei quindi, come dire, avviarmi a conclusione di questa breve introduzione, lasciando poi l'assessore Pagani e al rappresentante del Croce Rossa Insulia entrare nel merito di questa accoglienza, voglio scomperare il campo da quelle che sono facili strumentalizzazioni di quello che stiamo annunciando questa mattina. La scelta di contribuire a questa accoglienza, all'accoglienza di queste persone, non contraddice né attenua l'attenzione che la nostra amministrazione sta dedicando ai temi della sicurezza urbana, grazie anche alla collaborazione della Prefettura, della Questura e delle Forze dell'Ordine. Ne è concreta testimonianza di questa non attenuazione la delibera che portiamo questa sera in Consiglio Comunale. Questa sera passiamo in Consiglio Comunale una delibera con la quale modifichiamo il nostro regolamento di polizia locale per introdurre il cosiddetto Daspo urbano, cioè quella possibilità che viene data alle forze dell'ordine di rendere più sicura, presidiando meglio il territorio. Adesso non è il momento di entrare in particolare, lo faremo questa sera in Consiglio Comunale. Ma ancora testimoniano la nostra attenzione ai temi della sicurezza a 360 gradi tutti quei progetti sul fronte della prevenzione che gli assessorati, l'assessore Pagani e l'assessore Musro prevalentemente portano avanti da tempo, alcuni dei quali sono anche, come dire, riconosciuti come progetti eccellenti a livello provinciale.
Io mi fermo qui con l'introduzione, passo la parola all'assessore Pagani che inizierà a entrare un po' nel merito di questa nostra scelta di accoglienza. Grazie. Grazie Sindaco, buongiorno a tutti. Allora, io partirei col dire che questa accoglienza, come ha detto il Sindaco, è una questione che coinvolge tutta la città. In questo senso, come assessorato, noi abbiamo già chiesto un supporto alle associazioni che si occupano di fragilità e di povertà in città. Con loro creeremo una rete di supporto a questo centro di accoglienza, proprio perché abbiamo in mente una integrazione delle persone che verranno accolte a Saronno. Lo spazio che abbiamo individuato per questo centro di accoglienza è lo spazio che era dell'ostello in via San Pietro. È uno spazio che in questo momento risulta inutilizzato, perché dopo una concessione durata diversi anni e che è andata in scadenza nel mese di giugno e prorogata fino a settembre, abbiamo pubblicato una manifestazione di interesse per il riuso di questo spazio, che è andata deserta. In questo momento era custodita senza nessuna finalità particolare, e abbiamo pensato che potesse essere invece questa l'occasione per dare nuova vita a questo spazio. È uno spazio già adeguato, con delle stanze, con degli arredi, e insieme a Croce Rossa abbiamo fatto dei sopralluoghi, hanno ritenuto essere lo spazio giusto per poter fare questo servizio. Niente, io direi che è un servizio che verrà gestito interamente da Croce Rossa. Nelle riunioni nelle quali ci ha convocato il signor prefetto, noi abbiamo dato disponibilità all'accoglienza, ma la gestione delle persone e della loro, del loro accompagnamento, sia burocratico che educativo, verrà gestito interamente da Croce Rossa. È ovvio che i servizi sociali saranno presenti, ci sarà una collaborazione strettissima, e ovviamente chiederemo a tutti gli attori che collaborano con noi sul territorio di intervenire nel momento della necessità. Chiedo anche ai cittadini di Saronno di accompagnarci in questo percorso, perché è un percorso che valorizza l'intera città, e io sono convinta che ci saranno esiti assolutamente positivi. Lascerei la parola al presidente di Croce Rossa Insubria, grazie. Buongiorno a tutti, sono Mario Grassi, sono presidente del Comitato di Insubria, che è il comitato che coordina tutti i comitati di Croce Rossa della provincia di Varese. Ripeto, ma questi sono i fatti, e davanti agli occhi di tutti i numeri dell'accoglienza, quali sono state le grandi fatiche dei mesi di agosto e di settembre, perché quando arrivano 7.000 persone in 48 ore a Lampedusa, l'avete visto tutti, è ampio, certo c'è Rossa, Lampedusa, ci sono i colleghi nostri, veramente diventa difficoltoso anche dare un piatto di pasta a 7.000 persone che arrivano in 2 giorni. Quindi da qui la necessità, poi dopo è chiaro che una volta che sbarcano a Lampedusa, Lampedusa è un luogo di passaggio, di transito, e quindi vengono questi stati in tutta Italia, tutte le regioni d'Italia. Il nostro hotspot è adesso, che è sempre gestito da Croce Rossa. Cosa succede? Arriva l'autobus o arriva il volo aereo, gli adesso vengono portati, una quota spetta ad ogni provincia, e quindi diciamo che almeno 2 volte alla settimana ci sono degli arrivi, di queste persone, che possono essere nuclei familiari, possono essere minori non accompagnati, che purtroppo ne sono arrivati tantissimi ultimamente,
e sono tanti anche giovani che sono in cerca di fortuna, in cerca di qualcosa. Quando lavorano noi come funziona? Sostanzialmente l'accoglienza dobbiamo vederla divisa in tre filoni: la parte sanitaria, che è quella che non può prescindere, perché come arrivano vengono visitati, abbiamo le procedure per evitare questioni, procedure controllate, eventualmente l'eventuale scavi, anche se non l'hanno, si fanno comunque le stesse procedure per evitare in prevenzione, verifica della TBC e delle diciamo, e se c'è qualche necessità. Abbiamo avuto persone, vi dico, nell'altro centro che abbiamo cominciato, dice dopo domani verrà operato perché ha un problema, ha un rene che verrà spostato, c'è un problema di diabete, eccetera, in un ragazzo giovane. Poi problemi semplici ma che diventano impegnativi, il dentista piuttosto che l'oculista, eccetera. La parte sanitaria è quella che noi riesce anche un po' più facile, perché nasciamo da quel settore. La seconda parte è la parte burocratica amministrativa, perché queste persone per poter passare alla terza fase devono sicuramente avere i documenti a posto. Ciò significa tutte le pratiche da espletarsi presso la questura, quindi fotosegnalamenti laddove non siano stati fatti allo sbarco, tutte queste delle cose. Sono, mi sto a tediare nei dettagli perché tanto interessano, se si interessano poi posso, ci vedremo in un'altra occasione, farò anche vedere come funziona, però mettiamo questi, perché questo documento è importantissimo, perché una volta che hanno accesso alla prefettura, hanno fatto la loro documentazione, viene rilasciato un primo permesso di soggiorno provvisorio. Con quel permesso di soggiorno provvisorio, che normalmente sono trascorsi circa 60 giorni dall'arrivo al rilascio, l'interessato può iniziare a lavorare. Ed è una cosa importantissima, perché per poter la terza fase qual è? Quella dell'integrazione. Prima cosa, tutti seguono un corso italiano, perché se non sai almeno una parte, non dico che devi cantarmela, però perlomeno ci si deve capire, perché se vai a lavorare ci sono delle norme sulla sicurezza che sono imprescindibili, quindi devi essere in grado di seguire un corso per la sicurezza. Internamente facciamo dei corsi per l'HACCP e queste persone hanno un binario facilitato per essere introdotti poi nella ristorazione, perché hanno già un corso fatto. Sembrerà poco, però abbiamo fatto 30 HACCP, 29 persone assunte. Perché tra l'altro abbiamo anche la Camera del Commercio che ci sta supportando, c'è tutto un tavolo di lavoro dove si sono identificate le necessità dalla piccola impresa, alla grande industria della nostra provincia. Manca la manodopera di base, con un minimo di istruzione, che in parte possiamo fare noi, in parte ci sono i corsi della Regione Lombardia che sono fantastici, perché producono, avendo l'alternanza anche con il lavoro, poi le aziende hanno modo di assaggiare queste persone e tanti dicono posso assumerlo subito, no, vai, finiamo la scuola, poi dopo potrà venire. È chiaro che fatto 100 l'impegno, fatto 100 il tutto, diciamo che qualche candela può spegnersi da 100 può dare a qualcuno, magari non ha proprio voglia di rimanere sul territorio italiano, eccetera, e cerca di andarsene. Chiaramente il centro di accoglienza non è una prigione, ha un obbligo di rientro alle 22, alle 7 del mattino possono uscire se devono andare a lavorare, se per i corsi, eccetera, però non posso ammanettarli a letto, perché tu da qui non te ne devi andare più perché sei venuto qui. Sono liberi di andarsene, di dirti grazie se te lo vogliono dire, o sparire, per poi ti arriva la fotografia come mi è capitato sotto la Torre Eiffel, che in due giorni sono arrivati a Parigi. Tanta fortuna a tutti e gli auguro veramente questo. La Croce Rossa non fa mai politica, dico solo questo, però è una cosa che deve essere al di sotto di tutti. Dobbiamo un po' spogliare il nostro freno dal pregiudizio. Perché io oramai sono 9 anni che seguo il centro di accoglienza, abbiamo tra date Barbara Nerzi che portiamo a disposizione qualsiasi visita, e abbiamo veramente un buon 30% dei ragazzi che sono passati, vengono da noi anche adesso, con l'ultimo l'altro giorno è venuto e dice posso venire a farti vedere il contratto di mutuo che sto per scrivere per acquistare la casa, perché si è creato quel rapporto di fiducia, abbiamo dei volontari che sono dei legali, che sono, quindi hanno anche la capacità e possiamo dare anche questo servizio
che va ben oltre quello che uno pensa, perché la Croce Rossa tutti si ricorda, la Croce Rossa viene legata all'ambulanza che passa solo una sirena. La Croce Rossa è anche quello, ma è anche tantissime, tantissime altre. Non vi voglio scocciare oltre perché ne ho già raccontate troppe. Ecco, ritengo che sia Sua Eccellenza che voglia arrivare, ci può dire anche qualcosa, poi ritorno la parola al professore. Di noi sarà un lavoro di collaborazione quando ce ne sarà bisogno, soprattutto sul fronte Caritas, che già interviene su tanti di questi argomenti, e poi anche con il Fondo San Carlo, la Fondazione San Carlo, che è presente a Milano e a Saronno. La Fondazione San Carlo è per la ricerca del lavoro e ha la sua sede qui, dove c'è il centro di ascolto in Piazza Libertà 2. Noi penso che possiamo aiutare soprattutto per quello che è il cammino di integrazione di questi ragazzi, di questi uomini, non so adesso chi arriva, ma perché il problema è che tante volte queste persone arrivano e poi sono un po' isolate, ecco, invece troveremo qualche strada per entrare dentro anche voi in questa dinamica. È chiaro che la gestione della Croce Rossa, quindi ci inchiniamo alla Croce Rossa. No, assolutamente. È preziosissimo l'opera di tutto l'associazionismo, perché è l'unione che fa la forza, perché le mani sono due, se le mani sono quattro fanno il doppio. Però ecco, la nostra disponibilità è su quel fronte lì, da questo, quando è stata prospettata questa cosa ci siamo subito detti disponibili per fare qualche passo insieme, quello che ci verrà richiesto. Grazie a lei, consigliere Galimberti. Prego, signor prefetto. Grazie, signor sindaco. Un saluto a tutti voi che siete presenti e un ringraziamento particolare all'assessore Pagani che insieme al sindaco seguirà questa accoglienza del comune nei confronti di cittadini richiedenti protezione internazionale che sono in arrivo. La Croce Rossa, qui rappresentata dal presidente Mario Grassi, già ha un'esperienza davvero straordinaria a Tradate, all'Istituto Barbara Melzi. Io ho visitato questo istituto, sono anche dei numeri importanti di persone accolte dalla Croce Rossa, però devo dire che il livello e la qualità dell'accoglienza sono di primo ordine. Quindi la città di Saronno, che ha messo a disposizione della Croce Rossa una struttura di grande pregio, di grande qualità anche di accoglienza, ha fatto bene, perché è un interlocutore affidabile che ha già tanta esperienza e sicuramente farà bene anche qui a Saronno. Io sono reduce da una serie di recenti esperienze che mi hanno molto incoraggiato, mi fanno vedere tanto bene che si fa in questa provincia. Qualche settimana fa sono stato a Benegono Superiore e anche lì con il sindaco, gli amministratori, i comboniani e la Croce Rossa e un altro comitato, quello di Varese, stanno per iniziare quasi contemporaneamente a voi un'esperienza con un bel gruppo di richiedenti asilo presso la struttura dei comboniani. Domenica invece sono stato a Varese ospite di Ballafon per un incontro conviviale con i minori stranieri non accompagnati. Ballafon è una delle strutture che ha più di tutte richiedenti asilo per conto della prefettura e da poco sta facendo anche questa esperienza per la prefettura di accogliere minori stranieri non accompagnati a Castelvecchiana. Pensate, lì ci saranno 22-25 ragazzi e ragazzini e la cosa importante è che si creerà anche un polo di formazione per fare in modo che questi ragazzi abbiano anche la possibilità di imparare un mestiere, un lavoro e mettersi a disposizione della comunità
in una sorta di restituzione simbolica ma anche sostanziale di quello che dicevano. Tra l'altro Castelbeccana e tutto il settore sul lago, Castelbeccana e altri comuni sono comuni turistici che d'estate, anche nella recente estate, scontano il problema della mancanza di lavoratori, c'è il lavoro ma anche mancano i lavoratori, e allora queste che arrivano sono anche delle opportunità che vanno incontro anche alle nostre esigenze economiche. E con la Caritas poi abbiamo sottoscritto come prefettura un protocollo, e la Caritas Ambrosiana, quindi è un protocollo che fa da apripista a tutto il territorio della diocesi di Milano, e con la Caritas partiranno dei progetti, alcuni sono già partiti, per fare in modo che alcune case, alcune abitazioni, alcuni ambienti vengano destinati all'accoglienza di richiedenti asilo e vengano gestiti da cooperative della Caritas stessa. Faccio l'esempio di Intrecci, di San Luigi, eccetera. Sono anche lì dei canali che abbiamo per lavorare nel settore. Mi fa piacere che anche qui a Saronno si possano creare delle condivisioni, delle alleanze, a partire dalla parrocchia e dalla Chiesa Cattolica, ma anche con altre fedi religiose che sono presenti a Saronno. Si può fare un lavoro, come dire, intersettoriale, trasversale, e abbiamo qui anche la fortuna della presenza della Fondazione San Carlo. E naturalmente tutto quello che possono fare le altre associazioni per facilitare l'impiego del tempo libero da parte di questi ragazzi, che credo opportunamente coinvolti possono anche svolgere del volontariato in favore del comune, in una previsione di piccoli progetti di pubblica utilità, come avviene anche in altri comuni. Per esempio a Varese si sono occupati di tringheggiare delle ringhiere, oppure di pulire le strade. In alcuni comuni, quando stavo a Sondrio, alcuni di loro pulivano le strade dalla niente. Insomma, ci sono tante iniziative che possono, da un lato, far sentire ai ragazzi di essere, sentirsi e farsi percepire utili. Dall'altro lato, le popolazioni, le amministrazioni possono beneficiare di qualche lavoro esterno. Come vedrete, scatteranno una serie di solidarietà che possono anche non immaginarsi adesso, ma io sono sicuro, non solo auspico, ma sono sicuro che ci saranno, perché ho notato che altrove si fa a gara per essere utili, per accompagnare certi percorsi, e Saronno, che è città accogliente, non sarà da meno. Io ringrazio nuovamente il sindaco per la grande disponibilità a venire incontro a questa richiesta della prefettura. C'è ancora molto da fare. Pensate che i comuni in questa provincia sono 136, ma con Benegono Superiore e con Saronno arriviamo a 32 comuni che hanno la presenza di richiedenti asilo gestiti da strutture convenzionate con la prefettura. C'è ancora molto da fare, soprattutto se si pensa che non dobbiamo creare concentrazioni di tantissime persone in pochi comuni. Dobbiamo invece possibilmente fare quella che si chiama l'accoglienza diffusa, cioè piccoli numeri, auspicabilmente in molti comuni. Quindi, invece di avere 30 comuni con 1200 richiedenti asilo, sarebbe meglio avere 1200 richiedenti asilo distribuiti, non dico in 136 comuni, ma in moltissimi comuni. Così si integrano anche meglio e possono avere sia loro dei servizi più
più diretti e più integranti, sia la popolazione avvertire un minore impatto, se impatto si può definire. Io avrei finito, però se ci sono delle domande siamo disponibili a dare delle risposte. Grazie, grazie al dottor Pasqualiello, anche per tutto il lavoro e la disponibilità che ci, l'attenzione insomma, che riserva alla nostra città, sia sul tema della sicurezza e per la collaborazione che da oggi nasce anche in tema di accoglienza. Prima di passare alle domande, giustamente forse i nostri, soprattutto i giornalisti, si aspettano qualche data e qualche numero, Presidente, quando si intende partire, più o meno con che numero si intende partire. Grazie. Scusate, ma vengo da una settimana di raffreddamento e ogni tanto si riacutizza di stanotte. Dunque, io ritengo che nel giro di 10-12 giorni dovremmo essere a regime, perché tempo di mettere a posto le carte burocratiche, un giro di piccola manutenzione al posto, perché insomma è brutto il giorno successivo che si entra. Scusate, ma quando si inizia, ma che ci sia l'ordinetto preparato, queste poche cose. I numeri saranno intorno ai 30, non di più, io credo, perché sono, questa è la struttura e non si può. Un conto è un qualcosa nato per una notte, qualcosa che ha un tempo un po' più significativo, deve essere alleggerito e deve essere gestibile, perché l'accoglienza deve essere innanzitutto un'accoglienza dignitosa, se no tanto vale farla. Grazie. Presidente, do la parola per le tue domande. C'è una granella in giro. Se no, quello che conosce la granella, purtroppo. Un cioccolatino? Sì, vabbè. No, ma adesso qua, poi passa, è proprio quell'attimo di. Si riacutizza il prossimo. Soccorro una croce rossa. Ci sono dire che. Questa è la notizia, questa è la notizia. Da prendere la parola, volevo informare del fatto che l'attivazione di questa accoglienza comporta anche dei fatti formali. Grazie, infatti, la giunta comunale ha deliberato la concessione alla Croce Rossa. Comodato l'uso di questo immobile e al termine di questa conferenza stampa il presidente di Croce Rossa e il dottor Lofaro, che è dirigente dell'area inclusione del comune di Saronno, sottoscriveranno in favore di telecamera questo contratto di comodato d'uso, che permetterà poi anche formalmente, anche giuridicamente, di dare corso a tutto quello che stiamo dicendo. Prego domande. Valentina, prego. Grazie, vorrei chiedere se sono presenti, saranno presenti minori non accompagnati e dal punto di vista economico immagino che arriveranno fondi dal governo proprio ad avere più informazioni. E poi sulle tempistiche, come ho dato d'uso per quanto tempo? Grazie. Dunque, per quanto riguarda gli ospiti prevalentemente sono ragazzi dai 16 ai, mi è capitato anche che arrivasse qualche 73enne, va bene, però normalmente sono fra i 18 e i 30 anni. Potrà anche darsi, visto che stanno modificando il decreto, con il decreto cultura 2, il discorso di minori accompagnati, quelli superiori ai 16 anni, però penso che siano qualcosa di residuale che poi viaggerà. I numeri, io ho detto, normalmente, chiaro, non è che domani mattina arriva, domani mattina arriva 30 persone, perché diventa ingestibile, e sempre per step si sale del tempo. Per la durata il contratto di comodato, per così come è nato, diciamo sinedie, ma con una risoluzione prevista con preavviso i giorni 30, quindi nel momento in cui si dovesse o lasciare o necessitare si libererà. Tutto qua. Va bene? Altre domande? Salve, se viene per il quotidiano. Non ho capito per quanto tempo sarà questo servizio, cioè 30 giorni di il contratto di comodato gratuito non ha una scadenza predeterminata. È possibile che sia il comune che lo concede, che la Croce Rossa che lo riceve, risolva questo comodato con un preavviso di giorni 30. Quindi se fra 6 mesi non sarà più necessario, ci sarà magari una collocazione diversa, si chiuderà, diciamo, questa cosa.
Normalmente, per l'esperienza che ho, sono, le durate ci sono, anche perché questi arrivi, cioè gli arrivi, come sapete, sono continuativi ormai nel tempo, quindi la necessità c'è sempre. Poi se i 100 comuni che mancano, come diceva il prefetto, domani mattina tutti sono disponibili, molto probabilmente bisognerà anche fare una o delle scelte differenti. Tutto qua. I fondi che da... I fondi normalmente siamo convenzionati con il Ministero degli Interni che provvede alla... Cioè sono tutto sostenuto sul Ministero degli Interni? Tutto sostenuto dal Ministero, a rendicontazione, no? Che ti danno... Ma c'è un'idea del costo di qualcuno? Cioè. Guardi, le posso dire per esperienza che lo prenda con le pinze, un'accoglienza decorosa può anche venire a costare un 25 euro giornaliere, 26, a seconda poi di quello che è. Ci sono stati e delle vere e proprie necessità, perché tenga conto che d'accordo che è accoglienza, ma se c'è un aspetto sanitario importante, come lo pago io, come lo paga lei, lo paghiamo anche per l'ospite, perché purtroppo arrivano anche magari ragazzi che ha vissuto per il viaggio, per come sono, hanno patologie importanti che comportano anche costi altrettanto pesanti da dover sostenere. Sì, vengono? Cioè, che differenza? Guardi, normalmente vengono dalla parte subsahariana e con aggiunta di Pakistan, Bangladesh Egitto, Siria, che qua all'elenco così. Io ho un elenco di quelli che abbiamo attualmente, senza citare tutti i paesi, vi cito solo quelli che sono rappresentati con numeri a più cifre. Per esempio, in Bangladesh ne abbiamo 281 del Bangladesh, un centinaio del Burkina Faso, della Costa d'Avorio 83, dell'Egitto 89, dell'Etiopia 41, 41 della Guinea, 59 del Mali, 48 della Nigeria, Pakistan 128, ecco, Bangladesh e Pakistan sono numerosi. E poi un altro numero stranamente numeroso è quello della Tunisia, 109, perché fino a pochi anni fa non ne avevamo. E un altro numero che cito perché è collegato alla guerra, russo-ucraina, gli ucraini sono 20, ne erano di più, un po' alla volta stanno diminuendo, perché alcuni rientrano, alcuni poi si sistemano diversamente. E le altre nazioni sono appunto tante, però abbiamo numeri più bassi. Altre domande? In attesa di domande, il signor prefetto aveva opportunamente sottolineato un rapporto collaborativo positivo delle diverse religioni. Per la Chiesa Cattolica abbiamo il Monsignor Caliberti che quindi testimonia la collaborazione, ma l'assessorato si è già mosso anche in altre direzioni, vero? Grazie. Sì, abbiamo già sentito il Centro Culturale Islamico per chiedere ovviamente un supporto dal punto di vista sia della mediazione culturale che anche dell'apporto, insomma, che possono dare come volontariato, e assolutamente sono in linea con la nostra decisione e hanno scelto di collaborare con noi. Non ci sono altre domande? Ecco le lì. Quindi se non abbiamo altre domande possiamo arrivare alla parte conclusiva di questa conferenza stampa con la sottoscrizione del contratto di comodato tra Croce Rossa e il dirigente dottor Bofaro del Comune di Savona. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie.